molto importante e necessario che gli studi che si fanno nella scuola, università, un seminario, dovunque sia, questi studi vengono completati con meno un'informazione di quello che è la storia propria dell'istituto ed è la conoscenza del proprio carisma, perché c'è una verità molto importante, che non si può essere religiosi o sacerdoti generici. Uno è chiamato dal Signore in una determinata famiglia religiosa, è chiamato in una determinata diocesi e ciascuno deve conoscere la propria identità e la propria storia. Dovrei cominciare subito entrando in argomento partendo da un pensiero per Santo Padre Agostino che si trova nell'opera La città di Dio, libro 7, capitolo 7. Chi compie un lavoro deve tener presente l'inizio e la fine, perché ogni movimento della propria azione, se non si volge a guardare l'inizio, non preordina la fine. È necessario quindi che il proposito che si volge in avanti sia rilanciato dalla memoria che si volge indietro, perché se si dimenticherà di aver cominciato l'opera, non si troverà il modo di finirla. Detto in parole più semplici, dobbiamo tutti quanti avere il senso della memoria del passato, dell'attesa del futuro e del presente. Se uno non ha una memoria del passato, senza passato non ci può essere presente e futuro, come senza radici non ci può essere un albero. È necessaria la memoria del passato, da dove si proviene. È necessario il traguardo, conoscere il traguardo verso cui si va. Ed è necessario conoscere bene il presente, che unisce il passato al futuro, per vedere se l'inizio dal quale si è partito e il traguardo verso cui si è diretti, se si mantiene fedele. Perché se uno non si mantiene fedele, qualcosa non funziona. Tra le radici dell'albero e le foglie, i frutti dell'albero, c'è una continuità. Quindi bisogna costantemente verificare. E questo pensiero del Santo Padre Agostino lo applichiamo alla nostra vita. Voi siete adesso qui in formazione e dovete avere costantemente presente, dal momento dell'inizio del vostro cammino, che è un cammino personale, irripetibile, diverso l'uno dall'altro. Questo cammino è iniziato un bel giorno in cui avete voi sentito la vocazione, come io l'ho sentita 69 anni fa. Ognuno di noi, al momento in cui ci sentiamo chiamati, perché la nostra vocazione non è una scelta nostra, noi siamo stati scelti dal Signore, ci ha chiamati per nome e ci ha proposto un progetto, di un traguardo da raggiungere, che si può definire come un traguardo di santità, di perfezione,
di realizzazione della vita umana, della vita cristiana, della vita di religiosa e sacerdotale. Quindi è necessario che voi costantemente vi rifacciate all'inizio in cui avete sentito la vocazione, la chiamata, e costantemente dovete pensare al traguardo che raggiungerete. Il primo traguardo fondamentale è la consacrazione religiosa, consacrazione che voi avete già fatto. La consacrazione religiosa, stamattina abbiamo stabilito che metteremo lì alla bacheca il giorno anniversario della nostra professione semplice. Non è solo la professione solenne, ma è la professione semplice. Da quella data si comincia a contare il nostro cammino di consacrazione. Metteremo il giorno di professione di tutti. Io l'anno 21 farò 65 anni di professione, non solenne, semplice, ma è quella che va festeggiata. Allora, andare all'inizio, vedere come si cammina e vedere il cammino, il traguardo. Primo traguardo è la professione che voi avete già fatto, voi siete in cammino verso quella solenne, ma tra la solenne, tra la semplice e la solenne, non è che nella qualità cambia, non cambia niente, perché quello che si deve vivere come professo solenne lo si deve vivere già come professo semplice. Se per ipotesi voi avete fatto la consacrazione subordinata, così io faccio la professione ma non mi intendo impegnare per niente, lo faccio ad esperimento, no? Cioè, canonicamente se c'è una scadenza, perché la Madre Chiesa è prudente nel fare prendere l'impegno definitivo per tutta la vita, ma da un punto di vista di consegna nostra, della nostra vita al Signore, quello deve essere totale. Noi ci consegniamo totalmente al Signore, intendendo vivere bene questa nostra conformazione a Cristo, povero, casto, obbediente, umile. Se la professione non ha questa consegna, non è neppure valida. Quindi il primo traguardo è questo, verificare tutti i giorni come si vive questa consacrazione, e poi ci sarà quella solenne che sancirà canonicamente per tutta la vita, e l'altro traguardo sarà quello del sacerdozio, perché voi siete professi in vista del sacerdozio. Sacerdozio che non è, ve lo dico subito in chiari termini, perché ancora qua e là c'è qualche concetto sbagliato. Il sacerdozio non è una sistemazione sociale. Il sacerdozio non è una sistemazione sociale, non è che uno acquista dei diritti e uno è poi libero di fare quello che vuole, perché ormai la gente ha rispetto verso il sacerdote, quindi si diventa un signorotto. No, il sacerdozio è un servizio alla Chiesa e va svolto nella umiltà, nella dedizione totale della nostra vita come servizio alla Chiesa. Chiari questi concetti? Quindi questa verifica costante da fare, perché nella meditazione cosa si fa nella meditazione? La meditazione dobbiamo costantemente verificare il nostro cammino. Quando Sant'Agostino dice invita a rientrare in se stessi, non uscire fuori di te, rientra in te stesso, e dentro di noi stessi, in questo tornare alla nostra interiorità, al nostro cuore, dove noi verifichiamo la qualità della nostra vita e del nostro cammino.
Quindi questo, la meditazione è un tempo molto forte, non è semplicemente una pia pratica di pietà tanto per stare un po' lì, no, è un tempo di riflessione profonda. Dobbiamo metterci davanti a Dio, davanti alla nostra coscienza, per vedere come stiamo camminando. Detto questo, più avanti parlerò poi più concretamente del carisma, di quello, ma credo che sia opportuno iniziare da qualcosa di molto semplice, che forse si dà per scontato, ma scontato non è. Io faccio la domanda: della storia dell'ordine, dall'inizio, da Sant'Agostino adesso, avete chiara la traiettoria di questo cammino? Oppure avete qualche idea vaga? Conoscete bene la storia? Forse sì, o forse no? Forse no. Forse no. Più forse no che forse sì. Allora, vediamo. Parto da questo che è importante. Dimensione fondamentale della vita di Sant'Agostino è il suo essere monaco. Di solito quando si parla di Sant'Agostino si ripensa subito che è stato un filosofo, la prima cosa che viene alla mente è un grande filosofo, grande teologo, grande psicologo, vescovo, dottore della Chiesa, si va subito a questi titoli. E solitamente, nel linguaggio anche ecclesiale, se voi parlate con tanti frati e parlate con tanti preti, non sanno niente della importanza della dimensione dell'essere monaco in Agostino. È fondamentale, non si può capire bene chi è Agostino se non si sa che lui è stato un monaco. Adesso ve lo spiego chiaramente. Allora, voi sapete che Sant'Agostino è nato nella odierna Algeria. A quel tempo non esisteva l'Algeria e la Tunisia, era tutta una provincia romana chiamata Numidia. Tagaste, il paese suo, era in quella che non Tunisia ma Algeria. Quindi oggi diremo Agostino era un algerino. E il paese si chiamava Tagaste, il padre si chiamava Patrizio, la madre Monica, Santa Monica, il padre era pagano, la madre era cristiana, però il padre pagano ha lasciato alla moglie, Santa Monica, la libertà di educarlo cristianamente, perché se non avesse lasciato questa libertà di educare cristianamente, non si sarebbe neppure potuta sposare. Mettiamo le cose in chiaro. Dal matrimonio di Patrizio e Monica, Patrizio era un impiegato comunale, non era un poveraccio, ma non era neppure un ricco, meglio. Ebbero tre figli, Agostino, un altro maschio che si chiamava Navigio e una donna di cui non si sa il nome. Se voi andate alla cappella di Santa Monica nella chiesa di Sant'Agostino, vedete che a fianco dell'altare ci sono due figure. In una sotto c'è scritto S. Navigius, San Navigio. È Navigio, ma non è santo. Dall'altra parte c'è S. Perpetua,
Santa Perpetua, non è né santa né perpetua. Chiaro? Non si sa il nome della sorella. Chi diede molta preoccupazione ai genitori fu Agostino, perché era un carattere vivace, però la ragazzo e la madre, educandolo cristianamente, dice Agostino nel libro terzo delle Confessioni, succhiò con il latte dal seno della madre l'amore per il nome di Cristo. E per tutta la vita in Cristo fu presente nella vita di Agostino. Quanto la sua figura fu nitida, Agostino visse momenti belli, quanto la figura di Agostino si offuscò, divenne opaca, così, allora furono i momenti più tristi nella vita di Agostino. All'età di 19 anni Agostino lesse l'Ortensio, un'opera di Cicerone che parlava dell'amore alla filosofia. E Agostino si entusiasmò talmente che volle darsi totalmente agli studi e come prima cosa pensò di leggere la Sacra Scrittura. Aprì il libro perché voleva la spiegazione razionale, voleva conoscere con l'amore alla filosofia, e nonché leggendo la Sacra Scrittura si accorse che lo stile letterario della Sacra Scrittura non era come lo stile dell'Ortensio di Cicerone. La Sacra Scrittura, da un punto di vista letterario, ha un linguaggio molto, molto semplice, molto umile. E allora abbandonò la lettura. In quel momento ci furono i manichei, una setta gnostico-religiosa che faceva tanti proseliti, adepti, con la scusa di non far accettare le verità per fede, ma dandone la spiegazione razionale. È quello che cercava Agostino. Allora, quando si sentì dire che davano la spiegazione razionale dei dogmi di fede, Agostino ci siede per 9 anni nel manicheismo. Però tutte le spiegazioni razionali che avevano promesso non gliele diedero mai. E ogni volta che Agostino interrogava, e non sapendo rispondere, promettevano che avrebbe finalmente risposto un certo Fausto, un vescovo manicheo, che era il luminare. Finalmente questo luminare arrivò, Agostino andò a trovarlo e dice che lo trovò molto brillante nel parlare, ma vuoto di contenuti, per cui non lo soddisfece, lo deluse, e fu la provvidenza di Dio quella delusione, perché Agostino cominciò a staccarsi dal manicheismo. Poi, siccome insegnava retorica, era professore di lingue, diremmo in termini moderni, da Cartagine, dove insegnava, Cartagine sarebbe l'odierna Tunisi, venne a Roma perché a Roma gli studenti erano più disciplinati, mentre lì a Cartagine erano eversores, teppisti, entravano in classe, facevano baldoria, rovinavano tutto, e Agostino non sopportava. Sapendo che a Roma gli studenti erano disciplinati, cercò di venire a Roma, e per venire a Roma dovette ingannare la madre e dovette ingannare anche la compagna, perché a 16 anni Agostino si mise con una ragazza di cui non si conosce il nome. Questa ragazza amò moltissimo Sant'Agostino, e Agostino amò moltissimo questa ragazza. E di solito quando si parla di Agostino si pensa che Agostino sia stato, detto in termini così italiani, molto un donnaiolo. Non fu un donnaiolo. Da quanto prese questa ragazza a 16 anni, Agostino aveva 16 anni, scrive 2 volte nelle Confessioni che fu fedele solo a quella donna. Non la tradì mai, mai, mai. Né mai fu tradito. Quindi bisogna correggere quell'immagine di un Agostino molto libertino.
Ecco un figlio che si chiamava Adeodato, un figlio intelligentissimo. Dice Agostino nelle Confessioni: orrori mi era pieno di ingegno. Dice: l'ingegno, l'intelligenza del figlio lo terrorizzava, talmente era intelligente. È morto poi all'età di 17 anni. Venne a Roma, e la madre poi lo raggiunse a Roma, questa la compagna senza sapere di cui non si sa il nome, anche il figlio. Poi a Roma Agostino trovò i discepoli, gli studenti educati, rispettosi, attenti a scuola, però verso la fine dell'anno se ne andavano via e non lo pagavano. E allora non di solo spirito vive l'uomo, non di solo compagno, ma neppure di solo spirito. E allora, attraverso conoscenze, venne a sapere che a Milano, dove a quel tempo risiedeva l'imperatore, c'era un posto libero, una cattedra. E allora brigò e arrivò a Milano. Lì gli diedero il posto di insegnamento e divenne oratore di corte. A Milano trovò il vescovo del tempo, era Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio che fu lo strumento della provvidenza di Dio, perché Agostino andava ad ascoltare Ambrogio inizialmente solo per gustare il suo modo di parlare, le sue omelie, era brillante nel parlare. Però ascolta oggi, ascolta domani, il pensiero, le spiegazioni di Ambrogio risolsero tanti dubbi che aveva Agostino e che i manichei non avevano risolto, anzi avevano aggravato, per esempio l'opposizione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, e fede e ragione, tutte queste cose, e Ambrogio le andava a spiegare, non è che parlava lui. Agostino ascoltava e si andava convincendo. E finalmente, da un punto di vista intellettuale, dice Agostino all'inizio del libro ottavo delle Confessioni, lui era già convinto razionalmente della verità della Chiesa Cattolica, e che non insegna le cose, come dice uso termine speciale, le falsità, le idiozie che gli dicevano i manichei. Da un punto di vista intellettuale lui era già convinto, da un punto di vista morale non era convinto. E lì dovete fare un altro cammino per arrivare alla conversione del cuore. Prima della conversione del cuore, attenzione a quello che vi dico, perché qui queste cose correggono certe idee sbagliate che girano. Quando Agostino arrivò lì a Milano e prese posto di insegnamento e divenne oratore di corte, dovette regolarizzare la sua situazione familiare, perché con quella donna era soltanto così, era accompagnato, ma non c'era un vincolo giuridico. Matrimonio cristiano no, perché Agostino il battesimo non aveva ricevuto dal ragazzo. Quindi battesimo, matrimonio cristiano non si poteva fare, però doveva almeno regolarizzare socialmente, oggi diremmo fare un matrimonio civile, no? E con quella ragazza non si poteva più sposare. Perché? Perché le leggi dello Stato invalidavano un matrimonio di due persone di classe sociale diverse. Siccome Agostino era salito nella classe sociale e quella era una plebea, una povera, il matrimonio sarebbe stato invalido. Quindi non poteva sposarsi con quella ragazza. E allora brigarono per trovare una ragazza dello stato sociale suo, e ne hanno trovato una ragazza alla quale mancavano 2 anni al matrimonio. Il matrimonio era valido da 12 anni, quindi lui aveva 32 anni, e gli trovarono, tutti quelli che brigavano attorno a lui, una ragazza di 10 anni. È chiaro che sarebbe stato pedofilia. In attesa che questa ragazza arrivasse
all'età del matrimonio a 12 anni, è arrivato prima il Signore e Agostino si convertì, aderì attraverso l'amico Ponticiano che gli raccontò la vita di Sant'Antonio e attraverso un sacerdote milanese che gli raccontò la vita di Vittorino, Simpliciano si chiamava questo sacerdote, e raccontò la conversione di Vittorino. Insomma, fu tutto un travaglio. Questa ragazza, quando capì che si pregava perché lei era, diventava di intralcio per il matrimonio di Agostino, fece un atto eroico di amore. Un atto eroico di amore, sottolineatelo, eh? Quando mi faranno papa, io la canonizzerò. Perché questa ragazza, quando capì che si stava attorno ad Agostino, c'era un mistero, c'era un progetto, qualcosa di grande, di superiore, che stava accadendo, decise di lasciare il figlio ad Agostino, a Deodato, e lei si ritirò, tornò in Africa e scomparve dalla scena. Scomparve dalla scena. Agostino non fece il nome, lei non si presentò più in pubblico. E si deve la riuscita di Agostino a questo atto eroico di questa ragazza. Perché voi immaginate cosa sarebbe stato di Agostino per l'amore che aveva verso questa ragazza. E questa ragazza, per l'amore che aveva verso Agostino, cosa sarebbe stato di Agostino se questa ragazza si fosse messa alle costole di Agostino e l'avesse continuamente tentata. Oggi non avremo più Sant'Agostino. È stata una donna grande. In questo libro che uscirà c'è una pennellata, Le donne di Agostino, che fu Monica, fu questa ragazza, e fu Maria, la madre, la Maria Vergine, la Madonna. Sono le tre donne di Agostino. Allora, Agostino, quando si convertì, decise di ricevere il battesimo, da Milano andò a Cassiciaco, un paese vicino a Milano, e Cassiciacum latino, e si discute se è l'Averno Casciago o Cassago Brianza, contento, non so, uno o l'altro è la stessa cosa. Lì si preparò per ricevere il battesimo, che ricevette la notte del Sabato Santo del 387. 386, nell'estate 386 si convertì, e nella notte del Sabato Santo della Pasqua del 387, dalle mani di Sant'Ambrogio, ricevette il battesimo. Chi va a Milano, nel Duomo di Milano, appena si entra, si va giù e lì c'è il posto dove Agostino ricevette il battesimo, dalle mani di Sant'Ambrogio. Questa conversione al cristianesimo, perché Agostino ormai gli elementi della madre l'aveva dimenticata, e questa conversione fu talmente profonda che tutti gli ideali che aveva prima, di fare carriera, di sposarsi, di avere figli, lasciò tutto e decise di non voler fare più, di ritirarsi, lasciando la carriera, lasciando il matrimonio, consacratosi al Signore. Quindi la conversione di Agostino al cristianesimo fu conversione, adesione al monachesimo. Questa dimensione è fondamentale, perché quando poi Agostino tornò in Africa, dopo il battesimo, e partirono tutti, e arrivato a Roma, all'Ostia Tiberina, la madre si ammalò e morì, e per tanto tempo rimase lì, e poi la portarono alla chiesa di Sant'Agostino quando fu costruita la chiesa. E lui rimase un anno per studiare la vita monastica, come si viveva a Roma, e quando poi nel 388, l'anno dopo, arrivò al suo paese natale, alla sua casa natale, lì insieme agli amici incominciò a vivere una vita praticamente di monaco. Pregavano insieme, lavoravano insieme, facevano tutto insieme, come se fosse un convento, un monastero. I primi tre anni, dal 388 al 391,
Agostino fu un monaco laico. Quando nel 391 fu ordinato sacerdote e da Tagaste passò a Ippona, lì chiese al vescovo un terreno per costruire un monastero chiamato Monastero dei Laici. Agostino fu un monaco sacerdote. Quando poi nel 395 Agostino fu consacrato vescovo e dovette passare all'episcopio, trasformò l'episcopio in un monastero e Agostino fu un monaco vescovo. Attenzione, monaco prima vescovo, non vescovo monaco, fu un monaco vescovo. La dimensione della consacrazione religiosa fu fondamentale in lui. Questi elementi sono importanti perché da lì che parte la vita agostiniana. La vita agostiniana, non l'ordine agostiniano. La vita agostiniana, la vita che nel suo modo di vivere era agostiniana. Questa vita agostiniana, come la intendeva Agostino, era una novità per i tempi, che per quei tempi. In che senso era una novità? Nel senso che la vita religiosa a quel tempo era concepita soltanto come una vita anacoretica. Anacoretica significa eremitica, significa vita come Sant'Antonio Abate con i monaci che andavano a vivere da soli nel deserto, no? Fuori dall'abitato, lontano dall'abitato. Agostino non concepiva la vita come anacoretica, eremitica, ma la concepiva come una vita cenobitica, cenobio, monastero, vivere insieme. Questo per due motivi. Un primo motivo per il suo carattere socievole. Agostino diceva nelle confessioni, senza amici non potevo vivere. Lui non poteva vivere da solo. Pensare a un Agostino, un prete come prete diocesano, o come camaldolese, o come eremita, non è Agostino, non ci poteva stare, non ci stava, non era quella la sua vita. Allora, il carattere socievole che aveva e poi la forza che ebbe lui del racconto degli Atti degli Apostoli, che San Luca, descrivendo la vita dei primi cristiani, cosa dice? I primi cristiani se ne andavano lontani dall'abitato, vivevano da soli? Dice San Luca che mettevano tutto in comune, no? Erano assidi alla frazione del pane, e nessuno aveva, era nel bisogno e cercavano di vivere in maniera talmente affiatata da avere un cuor solo e una vena sola. Questo ideale è quello che colpì Agostino e quello che propose al genere di vita religiosa che lui ha lanciato nella Chiesa. Qual è l'ideale agostiniano? È quello di ripetere la vita, di ripetere il genere di vita della prima comunità di Gerusalemme, dove i fratelli mettevano insieme. Allora, lui continuava a chiamare, pur vivendo insieme, chiamava i suoi religiosi monaci. I donatisti gli fecero l'obiezione, ma perché li chiami monaci se non vivono da soli come gli eremiti con i tempi di Sant'Antonio Abate, no? Perché li chiami monaci? E Agostino diceva, sì, io li chiamo monaci, perché è vero che sono, che viviamo insieme, ma è vero che pur essendo tanti corpi, non sono tante anime, non sono tanti cuori, cioè vivono, cerchiamo di vivere talmente in convergenza da formare un cuor solo e un'anima sola. Quindi siamo uno. Ha cambiato addirittura l'etimologia della parola monaco, perché l'ideale di Agostino era di vivere in comunità. Chiaro questo? Questo è importantissimo. Nel discorso 356, l'inizio del discorso 356, insomma, incomincia facendo leggere dal diacono Lazzaro gli Atti degli Apostoli, questo capitolo che parla della vita, e poi lo legge lui e conclude con questa parola: avete sentito quello che desideriamo, attuare questo progetto di vita
insieme, pregate perché lo possiamo. E nella regola, proprio il primo punto della regola, quello che passa sotto il numero 3, perché la regola lui non l'ha scritto con i capitoli e i paragrafi, quello è stato messo dopo, no? Ma l'inizio della regola qual è? Questi sono i precetti che prescriviamo di osservare a voi riuniti in monastero. Primo. Che significa primo? Primo precetto. Ut unanime servitetis in domo. Che viviate unanimi in domo, nella comunità. Comunione e comunità. Sono due termini che non dicono la stessa cosa. Cos'è la comunione? E devo andare a mangiare, sì, noi usufruiamo della vostra, del vostro servizio. Allora, cos'è la comunione? La comunione è la dimensione spirituale che tiene insieme. Per dirla in breve, in poche parole, comunione uguale a anima nella definizione dell'uomo. L'uomo è un animale razionale. Allora, l'anima sarebbe la comunione, la comunione sarebbe l'anima, la comunità sarebbe il corpo, no? Stesso abito, stesso orari, progettazione insieme, verifica lavoro insieme, tutto, la comunità. Il primo precetto che Agostino si premura di dare è proprio questo, una vita da fratelli, da amici. Questa è l'idea agostiniana. Per cui, nella comunità agostiniana non è pensabile che un agostiniano in maniera stabile, sistematica, senza motivi particolarissimi di bisogno ecclesiale, viva da solo, faccia l'apostolato da solo. Il nostro apostolato deve essere programmato insieme e poi eseguito insieme. Non significa che se uno va a fare un corso di esercizi spirituali, va a fare a portare il sacramento a una persona, va a confessare, va a scuola, che tutti devono fare quello. Significa che è programmato, è il lavoro di ciascuno, è il lavoro di comunità, è apostolato di comunità. Chiari questi concetti? Più o meno.